Salve, comandante Shepard. Liara sarà felice di vederla. Sei l'assistente di Liara? Sì, Liara si affida a me per acquisire informazioni utili. Non dispongo della sua rete di contatti, ma le fornisco dati supplementari. È un vero onore lavorare con lei. Che reputazione ha Liara qui su Ilium? È molto rispettata. In pochi anni ha creato una rete di contatti davvero considerevole. Avrebbe potuto accumulare ancora più potere politico se non fosse talmente concentrata sui propri obiettivi personali. Ma credo che dovrebbe essere lei a parlargliene. A dopo. Certo, comandante. Hai mai affrontato un'unità di comando Asari? Pochi umani sono sopravvissuti per raccontarlo. Sarò molto chiara. Pagami o verrò a scuoiarti. Con il potere della mente. Shepard! Nixeris, di a tutti che sono occupata. Le mie fonti dicevano che eri ancora in vita, ma non ci ho mai creduto. È un piacere rivederti. Ora hai delle fonti? Un po'. Fonti, contatti, persino qualche scagnozzo. Ora lavoro come informatrice. Tiro avanti così da quando tu... Beh, da quasi 2 anni. E ora rieccoti in azione, con Cerberus e contro i collettori. Non tutti ne sono al corrente. Neanche della tua resurrezione, Shepard. Ora io mi occupo di informazioni. E se hai bisogno di notizie su certe persone, sai dove trovarmi. E tu, Liara? Il tuo aiuto mi farebbe comodo in questa missione. Non posso, Shepard. Mi dispiace. Ho degli impegni qui. Cose di cui occuparmi. Di cosa ti stai occupando esattamente? Sei nei guai? No, però sono stati 2 lunghi anni. Ho dovuto sbrigare un po' di cose mentre tu non c'eri. Ora ho debiti da saldare. Senti, se vuoi davvero aiutarmi, mi servirebbe un hacker molto esperto. Una persona di fiducia. Se tu riuscissi a violare la sicurezza in alcuni punti chiave di Ilium, potrei ottenere le informazioni che cerco. Mi saresti di grande aiuto. Che storia è mai questa, Liara? Perché non puoi parlare con me? Credi che non voglia farlo, Shepard. Non è una questione di fiducia. Qui siamo su Ilium. Siamo tutti sotto controllo. Violare un terminale non mi sembra così difficile. Perché hai bisogno di me? Non so di chi altri potrei fidarmi. Violare il nodo di sicurezza non basterà per ottenere i dati. Si crea solo una piccola falla nel sistema. Avrai pochissimo tempo per trovare un server locale rimasto vulnerabile e inviare i dati al mio sistema. Renderò vulnerabile il mio stesso sistema in modo che i dati possano essere importati in quel breve lasso di tempo. Se posso aiutarti, lo farò di sicuro. Quando ne manometti uno, un server si aprirà per breve tempo nelle immediate vicinanze. Se ti sbrighi, potrai scaricare i dati da lì. Grazie, Shepard. Questo potrebbe aiutarmi a saldare un grosso debito. Qui su Ilium c'è una Asari di nome Samara. Sapresti dirmi dove posso trovarla? Samara, sì. È arrivata di recente ed è stata registrata da Dara, l'ufficiale di custodia. Puoi trovare Dara al centro di trasporto. Perché Samara è stata registrata da un ufficiale di custodia? È una criminale? No, al contrario. Samara è una Justicar, un membro di un'antica setta di guerrieri Asari. Dara saprà dirti di più. Sto cercando Thane Krios. Dovrebbe essere qui su Ilium. L'assassino, sì, è arrivato alcuni giorni fa. Secondo le mie fonti è qui per uccidere il pezzo grosso di una corporazione, Nassana Dantius. Ha contattato una donna di nome Serena. Serena ha un ufficio a livello dei trasferimenti carico. Forse saprà dirti dove trovare Krios. Grazie per l'aiuto, non mi serve sapere altro. Ho capito. Se c'è altro che posso fare per te, avvisami subito. Come va il tuo lavoro? Tutti hanno bisogno di informazioni, Shepard. Vuoi sapere perché non mollo tutto per unirmi a te? Devo ottenere quei dati. Dovrebbe contare l'amicizia, la fiducia. Ma qui su Ilium le cose funzionano diversamente. Avvisami quando hai violato quei terminali.
Fammi questo favore e potremo parlare. Se posso aiutarti, lo farò di sicuro. Quando ne manometti uno, un server si aprirà per breve tempo nelle immediate vicinanze. Se ti sbrighi, potrai scaricare i dati da lì. Grazie, Shepard. Questo potrebbe aiutarmi a saldare un grosso debito. Ci sentiamo più tardi, Liara. Sono essenziali per la famiglia Chiosa. L'apertura del memoriale di Shepard su Acuze è prevista per l'anno prossimo, dopo che l'area sarà stata dichiarata sicura per i visitatori. L'ammiraglio Steven Hackett presiderà la cerimonia. Serena? Chi vuole saperlo? Sono Shepard. Gli Arazzoni ha detto che potresti avere informazioni su te in Krios. Tana, coprimi. Vieni. Sì, so chi è Tane e Krios. Potrei avergli passato alcune informazioni, ma non l'ho assunto. Cosa vuoi sapere? Forse potresti aiutarmi a trovarlo. Posso anche dirtelo, ma non lo fermerai. Quando mi ha contattata, ho indagato su di lui. Quell'uomo non si ferma mai in missione. Gestivo la sicurezza per Nassana Dantios. Poi ho scoperto che ordinava l'assassinio delle persone per coprire i suoi sporchi segreti. Se hai lavorato lì, dovresti sapere che tipo di trattamento riserverà. Mercenari di Eclipse, killer a pagamento. Ma leali, se li paghi abbastanza. Tane troverà un bel comitato di accoglienza. Gli ho detto tutto quello che sapevo, ma non sembrava preoccupato. È un nome che mi ricorda qualcosa. Qualche anno fa era un rappresentante alla cittadella. Giusto, mi aveva chiesto di uccidere sua sorella, la schiavista. Pensavo fossero solo voci. Beh, allora sai di cosa è capace. Su Nos Astra è diventata ancora più potente. Qui può tenere gli alleati sotto controllo e sbarazzarsi dei nemici. Dove posso trovare Tane? Torri Dantius, attico della Torre 1. C'è una seconda torre ancora in costruzione. Se Tane è abbastanza sveglio, entrerà da lì. Dubito che Nassana mi accoglierà a braccia aperte. Lei è tanto astuta quanto paranoica. Nessuno può entrare e uscire senza il suo permesso. Posso farvi entrare, ma avrete un'unica opportunità. Dovete prepararvi. Sono già pronta. È quello che speravo. Entreremo stanotte, durante il cambio di turno alla Torre 2. Le torri sono ben difese e troverete ancora più resistenza in prossimità dell'attico. Riguardo all'assassino, intendi fermarlo? Sono qui solo per fare in modo che sopravviva. Eccole, le torri d'Antius. Dovrete entrare nella seconda torre e attraversare il ponte per arrivare all'attico. I suoi mercenari non vi daranno tregua, ma non ci sono alternative. Potremmo trovarlo prima che arrivi lassù. Può darsi, ma almeno così sapete dove è diretto. Qualche consiglio dell'ultimo minuto riguardo alle torri? Ormai gli Eclipse si saranno ben trincerati. E fossi il loro non deluderei Nassana. Non ci sono trappole o difese automatiche. Sparate a tutto ciò che si muove. D'accordo, diamoci da fare. Un momento.
Verranno ad accogliervi. Buona fortuna, Shepard. Aiuto! Sei ancora vivo? Non sento più le gambe. Il petto mi sta esplodendo. Chi ti ha fatto questo? E perché? Siamo operai del turno di notte. Nassana. Li ha mandati lei. Ha ordinato ai mech di rastrellarci, ma non abbiamo sentito. Poi hanno iniziato a sparare. Vi hanno attaccati? Sì. Siamo stati troppo lenti. È stato orribile. Tutti urlavano. I mercenari dicevano che non c'era tempo. Nassana voleva farci sparire immediatamente. Poi i cani... Non riesco a respirare. Prendi. Questo dovrebbe attenuare il dolore, almeno fino all'arrivo dei soccorsi. Grazie. Molto meglio. Fai con calma. Credo di stare meglio. Trova gli altri operai. Aiutali. Devo raggiungere l'attico. Qualche consiglio? Prendi l'ascensore di servizio per i piani alti. Il ponte tra le torri non è finito. Ma se sei prudente, attenzione ai mercenari. Sono ovunque. Sai dirmi quanti sono i mercenari di Nassana? Molti. Qui ne ho visti a decine di pattuglia, tutto il giorno. Ai piani alti ne troverai ancora di più. Perché Nassana dovrebbe uccidere i suoi stessi operai? Ci considera sacrificabili, però... Non pensavo potesse arrivare fino a questo punto. I miei amici, i miei colleghi, massacrati, si sono buttati di sotto per sfuggire ai cani. Farò il possibile. Grazie. Muoviamoci. Diventa invisibile!
forze nemiche. Ora mi vedi? Deve far male. Thank you.